Diamo la buona giornata all'avvocato Domenico Battista. Buon pomeriggio, avvocato. Buon pomeriggio anche a lei e a chi ci ascolta. Allora, secondo un sondaggio Ipsos, il 30% degli italiani avrebbe la sensazione che questo paese stia andando verso una deriva autoritaria. Di fatto, la strada della decretazione d'urgenza, passando di fatto il Parlamento, è quella che si sta perseguendo con maggior intensità. Mi chiedo questo: è possibile che ci salveremo soltanto a colpi di DPCM? Ma spero proprio che non ci salveremo a colpi di DPCM, ma soprattutto spero che non moriremo a colpi di DPCM, per essere ancora più chiaro e più diretto. Perché il problema non è soltanto, a mio avviso, la sensazione di una deriva autoritaria. Il mio punto di vista, da studioso, da tecnico del diritto da tanti anni, è quello che è proprio quello, il fatto che si sta andando ad una modifica della situazione normativa nel suo complesso in generale, e questo sta creando seri problemi per l'assetto democratico del nostro paese, perché non ci dobbiamo dimenticare che il punto fondante della nostra Costituzione è rappresentato dalla democrazia di tipo parlamentare. La normativa che prevede la possibilità per il governo, cioè per il potere esecutivo, di emanare leggi è regolata dall'articolo 77 della Costituzione con la decretazione di urgenza, che si chiama decretazione di urgenza, che ha degli specifici limiti e che deve avere poi il controllo parlamentare entro un lasso temporale ben determinato e ben stabilito di 60 giorni. È l'eccezione rispetto alla norma di carattere generale che è rappresentata viceversa appunto dalla democrazia di tipo parlamentare. Io mi pongo un serio problema. Da tempo stiamo parlando di un mutamento della gerarchia delle fonti. Ci sono fonti di natura nazionale che si scontrano, che non sempre collimano con le fonti di natura sovranazionale. Abbiamo il dialogo tra le corti, abbiamo la rivendicazione da parte della Corte Costituzionale del controllo anche sulla normativa sovranazionale, che è comunque un diritto interposto che è soggetto pur sempre alla Costituzione. Non è qui il momento di dilungarci su questo punto, ma è per chiarire un aspetto. Il professor Vittorio Manes, tempo fa, ha pubblicato un bellissimo libro intitolandolo Il labirinto del giudice, rappresentando la difficoltà che ha il giudice in questo momento storico a districarsi in questo labirinto di fonti nazionali, fonti sovranazionali, di giurisprudenza interpretativa e talvolta creativa, e arrivando alla conclusione che comunque il giudice deve, alla fine deve decidere, cioè deve prendere una posizione. Non è uno studioso che può dire può essere così o può essere colà, deve decidere, e deve decidere spesso la sorte della libertà personale o degli altri diritti del cittadino. Ecco, io parafrasando il titolo del libro del professor Manes, direi che in questo momento ci troviamo di fronte al labirinto del cittadino. Il cittadino deve comunque rispettare le leggi, siamo tutti obbligati a rispettare le leggi, ma per rispettare le leggi il primo punto è conoscere le leggi. Se non riusciamo a conoscere le leggi, non siamo in grado di poterle rispettare. Allora, in questo momento noi rivendichiamo sempre l'importanza dell'articolo 25 della nostra Costituzione, del principio di legalità, che è fondamentale, uno dei tasselli della nostra Costituzione, uno dei tasselli dello Stato di diritto. In un momento nel quale noi ci troviamo con una decretazione di urgenza, il decreto legge, che è diventato un sostituto ormai delle leggi ordinarie, perché sappiamo perfettamente, purtroppo è un problema che va avanti da parecchio tempo, non è un problema emerso Grazie. Covid, e si è reso drammatico con l'emergenza sanitaria la decretazione di urgenza, i decreti legge che passano al Parlamento, all'esame del Parlamento,
sono decreti legge complessi che avrebbero bisogno di grandi verifiche, di attenzione, di modifiche e altro, passano tutti quanti con il voto di fiducia. Cioè abbiamo il potere esecutivo che a un certo momento pone un emendamento magari sostitutivo ma sempre di fonte governativa, e sulla base di quello il Parlamento dà la fiducia. In pratica sappiamo perfettamente che col sistema del voto di fiducia, soprattutto quando un decreto legge contiene mille norme nei campi più disparati, passa tutto, perché passa, esattamente, passa tutto. Quella virgola che magari è di particolare importanza e che può addirittura sfuggire, come spesso sfugge, tant'è vero che poi vengono fuori il secondo decreto legge che modifica il primo decreto legge, stiamo andando avanti in questa maniera. Ora, noi ci troviamo in una situazione in base alla quale, sulla base di una dichiarazione di stato di emergenza che deriva non da un provvedimento parlamentare, deriva da una decisione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio. Non sto qui a discutere in questo momento se era giustificato o meno lo stato di emergenza. Mi interessa il fatto, la norma di riferimento. La norma di riferimento è la legislazione sulla protezione civile. La normativa sulla legislazione civile, sulla protezione civile, ha un suo assetto che è collegato all'oggetto della materia, e cioè è collegato ai grandi eventi, alle grandi calamità naturali. Non è stato disegnato pensando a un'emergenza come quella che stiamo vivendo, è stato disegnato pensando zona terremotata, zona alluvionata e tutte le altre calamità che vi possono essere. C'è necessità di un intervento di tipo commissariale, di tipo emergenziale, tipo straordinario, certo, che bypassa le normali norme sugli appalti, su tutto quanto. Ora, questo riferimento che è stato necessario, io non contesto che sia stato necessario dichiarare lo stato di emergenza, magari contesto, certo, che essendo stato dichiarato lo stato di emergenza, qualcosa di diverso rispetto a quello che è stato fatto andava fatto immediatamente, già nel mese di febbraio, senza aspettare quello che è successo dopo. Ma il problema è questo: la fonte poi successiva normativa è il decreto legge, che trae la sua giustificazione nello stato di emergenza decretato dal Consiglio dei Ministri e quindi non controllato dal Parlamento. Il decreto legge che prevede la facoltà di emanare i famosi DPCM, ma anche i vari provvedimenti dei singoli ministeri, e che non sono sottoposti al controllo nemmeno formale da parte del Parlamento. Cioè, quando noi ci troviamo di fronte a un decreto legge che viene approvato nella maniera in cui sappiamo, col voto di fiducia e senza discussione, già c'è e lesa, secondo me, la democrazia parlamentare, e ci si avvia verso la deriva autoritaria. Quando poi, sulla base di quel decreto legge, vengono emanati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che non sono soggetti ad alcun controllo, ad alcuna verifica, e questi decreti pongono in discussione, sospendono, speriamo solo sospendono e non abrogano, i diritti costituzionali, i diritti fondamentali, i diritti essenziali della vita di ognuno di noi, e quando questo poi si protrae nel tempo, non sto dando colpa al governo per il fatto che l'emergenza Covid è un'emergenza seria, non nego che esista un'emergenza, assolutamente, ma nessuno lo sta negando. Il punto fondamentale è come si deve reagire da un punto di vista normativo su questioni di questo genere. Torno al punto di partenza. Il punto di partenza era il labirinto del cittadino. Allora, io per abitudine professionale, tutti i giorni, da quando esiste internet, mi collego sul sito della Gazzetta Ufficiale e vedo le novità del giorno. A questo punto sono costretto ad ascoltare telegiornali che annunciano catastrofi, annunciano, creano ansia, viene fuori, sarà così, non sarà così il prossimo decreto, forse domenica prossima avremo il terzo decreto nel giro, certo, di 10 giorni, e tutto quanto. Mi leggo il decreto, non mi leggo il giornale, non mi leggo il commento del giornale fatto quando il decreto ancora non è stato esaminato, mi leggo la Gazzetta Ufficiale, e devo dire che da piccolo cultore del diritto, quale posso essere io avendo 50 anni quasi di professione alle spalle,
spesso e volentieri mi domando che cosa c'è scritto, che cosa è vietato, che cosa è consentito. Questi decreti che vengono emanati poi vengono modificati a distanza di pochi giorni. Se voi mettete a confronto il decreto del 13 ottobre, mi pare che sia quello del 18 ottobre, quello del 18 ottobre modifica una serie di norme, per cui le modifica come? Rimandando al decreto del 13 ottobre alle parole mascherine di comunità è sostituita, adesso non mi ricordo qual è l'indicazione della mascherina. Allora mi domando se io che sono un cittadino che è abituato a studiare, a conoscere e a interpretare le leggi, mi trovo nell'assoluta difficoltà, cioè io non so quello che può essere fatto, quello che può non essere fatto e come è punito, se è sanzionato penalmente, se è sanzionato amministrativamente. Mi domando, il cittadino di fronte a questo enorme numero di norme che si intersecano fra di loro... Non ci capisce niente, avvocato, non ci capisce assolutamente niente. Ecco, lo capisco. Il principio di legalità è rispettato, punto interrogativo. No, no, ma infatti io volevo sottolineare nel suo discorso due cose. Lei ha detto ci troviamo di fronte al labirinto del cittadino perché il cittadino è chiamato a rispettare le leggi ma prima deve conoscerle. Bene, io mi sommessamente sottolineo che questi DPCM spesso e volentieri sono scritti in modo del tutto inintellegibile, non ci si capisce niente. Quindi un cittadino medio non ci capisce niente. La seconda cosa, visto che lei ha detto il DPCM prendono spunto e traggono origine dalla decretazione d'urgenza, o meglio la decretazione d'urgenza prende spunto e trae origine dallo stato d'emergenza dichiarato lo scorso 30 gennaio. Benissimo, perfetto, dovrebbero trarre origine anche dal piano sanitario nazionale, dal piano sanitario nazionale che dovrebbe configurare presente quanto sviluppi futuri. Ma lo sa lei che il piano sanitario nazionale è stato secretato da questo governo? Che i deputati e i senatori della Repubblica non possono accedervi se non facendo ricorso al TAR? Ma le sembra uno stato di diritto questo? No, questo è uno dei punti fondamentali, perché tutte le discussioni del Comitato Tecnico Scientifico, capisco che ci sono delle cose che possono essere oggetto di riservatezza, ma una cosa è la riservatezza, altra cosa è la segretezza, soprattutto nel momento in cui poi viene emanata la norma, cioè ci può essere una segretezza prima che venga emanata la norma, anche per non creare panico o per non creare aspettative in un modo o nell'altro, anche perché ogni aspettativa sappiamo che sta creando anche dei problemi di natura economica drammatici, e ancora li stiamo vivendo poco rispetto a quello. Bravo, ancora li stiamo vivendo poco, l'onda lunga c'è da arrivare. A quello che temo nel prossimo futuro, quando inizieranno a essere possibili i licenziamenti, non saranno più congelati i licenziamenti. E la sua osservazione è molto pertinente. Stamattina ho stampato e ho letto la nuova autocertificazione che si dovrà fare per uscire da mezzanotte alle 5 a Roma e in altre città dove è stabilito. Allora, il primo punto di questa autocertificazione, e qui il problema è importante, perché con l'autocertificazione io dichiaro sotto la mia responsabilità, e se dichiaro il falso commetto un reato, non è la multa. Divieto di sosta, pago la multa e ho risolto il problema. L'autocertificazione mi impone di dire la verità e mi impone di che se non dico la verità sono soggetto a delle conseguenze anche di natura penale per un reato che non è di secondo ordine. Allora, lei legga il primo passaggio di questa autocertificazione, nome, cognome, indirizzo, eccetera, eccetera. Dichiaro di conoscere le norme anti-Covid. Cioè io dichiaro in questo momento, se io dovessi firmare stasera, domani sera, ecco, se io esco domani sera dallo studio a mezzanotte e un minuto e dovessi dichiarare con autocertificazione che conosco anche le norme anti-Covid, dichiarerebbe falso. Io ho già previsto che se dovesse accadere dirò nei limiti del possibile conosco le norme anti-Covid, perché non le conosco. Non le conosciamo, i cittadini non le conoscono. Per la persona anziana che non sa nemmeno che cos'è internet o quantomeno
non è abituata a collegarsi internet, eppure io sono anziano, ma mi sono abituato a collegarmi a internet per motivi di lavoro. Come le conosce queste norme? Leggendo il Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa o qualche altro giornale? No, perché lì si conoscono ho ascoltato telegiornali, ma lì si conoscono i commenti, è diverso. Allora, questo modo di procedere non può andare avanti. Poi, se vuole, apriamo una parentesi ulteriore su quello che determina tutto questo sullo stato della giustizia, e lì la situazione diventa veramente... Lì la situazione diventa davvero complicata, perché siamo davvero ancora un passo dalla chiusura dei tribunali, di nuovo un passo dalla chiusura dei tribunali. Siamo ancora alla chiusura dei tribunali, diciamo che sì. È stata aperta qualche cosa. Qui c'è un grosso problema, c'è un forte dibattito tra gli avvocati su questo punto. Non ci si rende conto che i settori della giustizia sono vari, cioè il diritto penale, amministrativo, civile, tributario, eccetera, eccetera. Allora, ogni settore non a caso ha un proprio rito, che è diverso perché serve in modo diverso, è diverso il rito del civile rispetto al rito del penale, che prevede determinati momenti processuali necessariamente di presenza. Allora, il problema è che il codice di procedura penale, faccio l'esempio del codice di procedura penale per la mia esperienza di penalista, che il codice di procedura penale possa essere in qualche modo modificato da un protocollo al quale io non ho partecipato. Io ho il codice davanti, non ho il protocollo. Certo. Protocolli che sono diversi in tutti i tribunali. Perché? Perché il ministro della giustizia è scappato da Via Renula, mi spiace dire questo, io lo paragono a Schettino in certi momenti, è scappato da Via Renula e ha detto ogni presidente del tribunale deciderà. Scarica Marini, esattamente come ha fatto l'ultimo DPCM con i sindaci, guardi, né più né meno. Il processo si svolge in tutta Italia, io ho un faldone alto così con tutti i protocolli, ogni volta mi devo distrigare, telefono al collega di Milano, di Napoli, di Torino, per sapere voi come fate, qui a Roma si fa così, si dovrebbe fare così perché non è certo. Adesso i protocolli sono sostituiti addirittura dalle circolari, cioè da una fonte normativa ancora inferiore al protocollo, e si modifica e si pensa che si possa modificare la legge, perché il codice di procedura penale non è un è stato approvato con una legge che modifica il codice di procedura penale, vengono approvate con le leggi. Noi abbiamo i decreti legge in questo momento che modificano i reati, e poi dopo c'è il decreto, la legge di conversione che li modifica ulteriormente. L'abuso di atti d'ufficio è stato modificato, è una norma particolarmente importante perché è una norma di chiusura sui reati della pubblica amministrazione. È stato cambiato con decreto legge e poi si è discusso ed è stato ulteriormente modificato. Perché? Perché si è ritenuto di poter inserire nella normativa anti-Covid la modifica del codice penale. Certo. Quando diciamo deriva autoritaria, non è che sto pensando ai carri armati. Spero. Assolutamente, nessuno ci sta pensando. Ma sto pensando che la struttura del nostro Stato di diritto ha un modello che deriva dalla Costituzione, che a me sinceramente piace, con tutte le necessità di modifiche, di correzioni che si possono fare. Non mi piacciono le cose dettate dall'emergenza. Purtroppo nella lunga vita professionale ho vissuto tanti momenti di emergenza nei vari settori penali, l'emergenza terrorismo, l'emergenza, finanche l'emergenza incendi boschivi nel corso dell'estate, che giustificava modifica al codice di procedura penale. È successo anche questo nel nostro paese. E ho sempre detto, in ogni occasione, che il diritto emergenziale è un diritto pericolosissimo. Perché? Perché tende a risolvere un problema che è apparentemente momentaneo in quanto emergenziale. Ma rimane, ma modifica. Ma poi entra nel sistema, sono metastasi che entrano nel sistema e poi rimangono e non escono più, proprio esattamente come le metastasi tumorali. Assolutamente così. Noi ringraziamo l'avvocato penalista Domenico Battista, che ha aiutato a districarci in questa bulimia di DPCM. Grazie avvocato, buona giornata. Grazie a lei, arrivederci.